Stiamo per intraprendere un viaggio in una delle realtà più ricche di contraddizioni di tutto l'Estremo Oriente, Pechino, capitale della Cina, che con i suoi 12 milioni di abitanti è una delle megalopoli più in evoluzione dell'Asia. Ciò che Pechino è per i cinesi non è immediatamente comprensibile per gli occidentali. Questa città, con i suoi 3.000 anni di storia, rappresenta tuttora uno straordinario polo di attrazione per la Cina intera e conserva, seppure semi cancellate, le tracce della sua grande influenza. È ancora la grande capitale, il luogo dove si sono forgiati e dissolti i destini di innumerevoli generazioni. Il visitatore che può pensare di poter rivivere pienamente il passato di Pechino, la Pechino di Kublai Khan, come quella relativamente più recente dei Ming, resterebbe deluso. Questa città è stata distrutta e ricostruita così tante volte che è difficile riconoscere le vestigia più antiche. E oggi, esattamente come le accadde in passato, è al punto di vedere cancellata una parte della propria memoria per vederla sostituita con un grande, ambiziosissimo segno di modernità. Pechino, nel giro di pochi anni, è passata da una struttura basata sulle hutong, le labirintiche stradine che ne costituivano l'ossatura, all'aspetto ipermoderno di oggi, fatto di grattacieli in vetro e acciaio, strade a 8 corsie e gru in perenne movimento. Forse a motivo delle sue virtù turistiche, il complesso di vicoli e stradine che si dirama dal lago Shishahouhai è stato risparmiato. Questo costituisce uno dei distretti più affascinanti di tutta Pechino. Nonostante l'area sorga nel cuore della capitale, si ha la sensazione di trovarsi in un villaggio molto lontano dal caos frenetico del resto della città. Qui la vita scorre secondo i canoni lenti e confortanti della tradizione. L'assedio che la modernità ha portato al passato della Cina non è ancora cominciato. Sfortunatamente, lo scotto da pagare per questi velocissimi cambiamenti è assai pesante. Alla perdita di interi vecchi quartieri, affascinanti con il loro sapore di antico, si aggiunge la ben più drammatica distruzione di un reticolo di relazioni umane e commerciali
che alla vita di quartiere era legato. La scomparsa delle casette ad un piano addossate le une alle altre e dei cortili rettangolari chiamati Se He Yuen significa soprattutto la scomparsa di tutte quelle microstorie e possibilità lavorative che a questi luoghi erano legate. Gli Hutong corrono l'oggettivo rischio di sparire, ingoiati dalla speculazione edilizia e dai nuovi stili di vita. Queste vie, costruite secondo i precetti del Feng Shui, la dottrina che mette in relazione le geometrie della città con quelle del cosmo, sono un dedalo brulicante di vita. Il piano di modernizzazione ha inevitabilmente raggiunto anche il quartiere che si sviluppa lungo la via New Jie, la via dei buoi, popolato in maggioranza dagli Wei Zhu di religione musulmana. Qui sorge la più antica moschea della città, un tempio dalla bizzarra architettura che mescola elementi arabi e cinesi in modi inestricabili. Zone come questa, forse anche a causa della loro diversità culturale, sono le vittime predilette del processo di modernizzazione.
Ruspe e Bulldozer lavorano a tempo pieno, distruggono e radono il suolo, spianano la strada alla Cina del futuro, ricca, moderna e, si spera, un po' più democratica. Ma oggi, dinanzi alle incognite del futuro, si ha solamente l'impressione di trovarsi di fronte a un gigantesco, interminabile cantiere a cielo aperto. Intere aree hanno assunto l'aspetto spettrale di zone bombardate e i vuoti hanno finito con il dominare sui pieni. La modernizzazione imposta dall'alto ha dei costi che vanno ben al di là della semplice mutazione del tessuto urbano. A cambiare è la vita di ogni singolo cinese, ora alle prese con uno sfrenato capitalismo di Stato e con l'erosione del sistema culturale tradizionale che, seppure imperfetto e già impoverito nei suoi contenuti, pure garantiva una certa continuità. La Cina sta vivendo un periodo di forte trasformazione e rinnovamento su tutti i campi, da quello economico a quello sociale, e sperimenta anche nuove forme di liberalizzazione. Questi cambiamenti influenzano in modi sempre più tangibili la vita culturale, specialmente quella dei giovani che hanno d'un tratto scoperto splendori e miserie occidentali. Se il consumismo sembra essere divenuta la malattia di un'intera generazione, pure lo scontro incontro con la cultura occidentale ha dato anche frutti importanti. Un numero sempre maggiore di giovani intellettuali sente il bisogno di commentare e interpretare quest'epoca di drastici mutamenti e transizioni. Il regista Jia Zhangke è un importante esponente della nuova ondata di artisti. Sia in Zhang Tai che in Xiao Gu vi sono molte canzoni. Le canzoni di Zhang Tai sono tutte degli anni Ottanta e ci descrivono il cambiamento da questo punto di vista. All'inizio del film c'è un pezzo che si chiama Il treno va verso Shao Shan, che è il luogo nativo di Mao Zedong. È una canzone scritta per lodare ed esaltare Mao. Era il 79, appena finita la rivoluzione culturale. La Cina era chiusa e seguiva ancora la direzione indicata da Mao. In quell'epoca questa canzone la conoscevano tutti. Questo per me è il punto di partenza del film. Mano a mano che il film procede, i protagonisti vanno ad ascoltare la musica di Ten Li Jun, e questa era una realtà di quegli anni, poiché in Cina, fino a quel momento, non era permesso di avere una vita privata. Con l'arrivo delle canzoni di Ten, era finalmente sbarcata in Cina una vera e propria genuina cultura di massa, e questo era un segnale per il governo e significava che la Cina aveva bisogno di una propria cultura popolare. Dopo c'è una canzone che si chiama Incontro dei giovani amici. Negli anni Ottanta, dopo che la rivoluzione culturale aveva fatto perdere a tanta gente la speranza nel proprio futuro e nel governo, il partito fece comporre questa canzone propagandistica per dire al popolo che nel giro di 20 anni, nel 2000, la Cina avrebbe realizzato le sue 4 modernizzazioni nel campo industriale, agricolo, della difesa nazionale e in quello delle scienze e delle tecnologie, e che la Cina sarebbe diventata finalmente un paese moderno. Ogni canzone nel film illustra ed esprime uno strato sociale e contiene i significati culturali di quel periodo. Mm.
到1990年，也就是整个80年代这十几年的故事，这十年我觉得如果你知道中国的历史。Jiang Tai racconta la storia che ha avuto il suo corso negli anni Ottanta, ovvero dal 1979 al 1992. È il periodo che va dalla fine della rivoluzione culturale fino al massacro di Tiananmen. Questi sono due cambiamenti drastici. La Cina ha appena cominciato ad avere i primi contatti con l'Occidente. Vi furono cambiamenti culturali piuttosto vivaci. Ad esempio, l'anno prima parlavi della televisione come un'immagine astratta e l'anno dopo ce l'avevano tutti. E le persone che prima lavoravano nelle aziende statali, nel giro di 5 anni, cominciarono ad intraprendere i loro affari. 都在国家的公司里工作，然后5年以后就是商品化的大潮，很多人开始办自己的公司，做自己的生意，开始私人化。那么这十年是非常变化的。Nell'arco di 10 anni, l'ideologia subì un cambiamento decisamente evidente. Prima del 79, la gente non poteva vedere un film occidentale. 5 anni dopo, potevi trovare su una bancarella di un villaggio sperduto, all'interno della Cina, libri sulla filosofia europea con luce. Potevi trovare tranquillamente le cassette e i VCD di Pasolini. E questo periodo, che corrisponde alla mia adolescenza, fu per me un momento di forte crescita e maturità. Lo Stato cinese ha subito un cambiamento notevole. Avevo dunque un forte desiderio di trasportare quest'epoca in pellicola. Credo che il cinema cinese avrà un cambiamento totale. Questo giorno è sempre più vicino, e ciò non perché io mi illuda di questo sistema, ma poiché ritengo che si sia in un'epoca di grandi trasformazioni, di comunicazione. C'è internet e non si possono più controllare sistematicamente i pensieri e le idee delle persone. Quindi sono ottimista e penso che il cinema cinese avrà sicuramente la sua libertà creativa. I ragazzi hanno più coraggio, hanno un forte senso di creatività e possono cambiare questo paese. Thank you.
北京有很多不足的地方，但是北京的人很热情，而且北方人会比较豪爽，他会帮助很多外地的或者外国的朋友。北京不错，挺好玩的。 Hu Daokou, situato a nord di Pechino, è uno dei quartieri più cosmopoliti della capitale. La storia di questo agglomerato è lo specchio di quello che sta accadendo in tutto il paese. Viene demolito il passato recente in nome di una modernizzazione necessaria, ma tutto ciò avviene a ritmi forse troppo veloci e rischia di disorientare gli abitanti. Al posto di questo cumulo di macerie, 4 mesi prima c'era un vivo mercato. Wow.
仿似明白，在人海是什东西分隔。茫茫路多么远，遥遥望，重复又似遍了岸。可知你最难忘，曾经最难忘。La popolazione del quartiere ha ripreso le proprie attività nelle vie attorno, lasciando il cuore della zona alle squadre di demolizione. Thank you.